della castagna. La festa delle castagne. 0, 1, 2, 3, olè! Così ci metti così, ma anche con le braccia davanti puoi stare tranquillamente. E ale! Salutiamo, salutiamo. Grandi sorrisi. Siamo qua a Manziana anche quest'anno, nostri amici ormai, la saga della castagna alle mie spalle continua, procede, sempre bellissima e niente, sempre più emozionato e se va alla grande. Siamo nel complesso bandistico Iris di Campagnano di Roma. Siamo venuti qua alla festa della Sagra della Castagna di Manziana. E noi siamo un gruppo che abbiamo parrocchiale, siamo nati dalla parrocchia di Campagnano di Roma e ormai abbiamo raggiunto i 40 anni. Facciamo musica folcloristica delle bande musicali da oltre appunto 40 anni. Benvenuti alla Sagra della Castagna del 12 ottobre 2024, anche quest'anno ci risiamo. Come vedete alle mie spalle c'è la padella, Emiliano che sta effettuando il momento della cottura iniziale, che sta tutto nel far bruciare la coccia e poi piano piano andremo a fare un movimento ondulatorio che in questo caso andrà a levare la coccia e le castagne nei cartocci le troverete già belle che pulite. Se mi avvicino un attimo ad Emiliano, così sentiamo anche lui che cosa dice al momento della cottura iniziale. Emiliano, okay. Spiegaci un attimo il momento della cottura iniziale. È una cosa bellissima, fa molto fresco qua davanti, come potete vedere. E, niente, questo è il momento fondamentale per la cottura delle castagne, perché se si sbaglia questo, mandiamo a monte tutta la padella piena di castagne, quindi dobbiamo essere concentrati in questo momento. Grazie. E intanto qui abbiamo anche una persona con noi che è uno dei vecchi che sta qui ancora a spadellare con noi dopo tanti anni, Angelo Sidoretti. Buongiorno a tutti, è un onore partecipare alla Sagra della Castagna e grazie a tutti gli amici, basta così. E comunque come ogni anno e ogni anno in tradizione vi aspettiamo qui a Manziana, grazie.
Siamo alla Sagra della Castagna 2024, ci sono tantissime persone, tantissimi artisti, castagne buonissime, è una cosa grossa come si dice qua a Manziana, quindi dagli è tutta, un bacio! Siamo alla Castagna 2024, meglio dell'anno scorso, e siamo qui col mio socio Ria. Ok, va benissimo, e c'è un bel afflusso di gente, e qui abbiamo il signore della porchetta. Ecco, l'ho fatta con piacere, porchetta cotta a legna o casareccia, e speriamo di darla via tutta. Ok, e niente, siamo propensi a fare molto meglio e abbiamo fatto tutto a base di castagna. Salve, buonasera signore, salve. E niente, ci vediamo anche per quest'altro anno, intanto ci sarà anche per domani. Bel afflusso di gente si prospetta, perché ringraziando Dio abbiamo un bel tempo. Per quanto riguarda i piatti gastronomici con la castagna, abbiamo fatto degli gnocchi fatti a mano, che c'è funghi, salsiccia e castagna. Poi abbiamo fatto anche degli gnocchi al ragù di cinghiale. Dopodiché c'è rimasto l'unico piatto di timballi di fettuccine con sempre salsiccia e castagna, e la nostra famosa porchetta che stavamo guardando prima, fatta cotta a legna con i fegatelli e anche senza fegatelli. Abbiamo il kebab, carne di pollo e tacchino, e qui ci sono tutto il nostro reparto di pizza con i calzoni. I supplì è tutta nostra produzione, non c'è niente di comprato, facciamo tutto noi. Dalla mattina alla sera ci stiamo preparando. Allora, ci sono anche dei famosi tiramisù fatti da mia figlia, che sta facendo l'Accademia di Pasticceria a base di castagna. Ciao! Io sono Ana. Io sono Ana. E sono la figlia del proprietario del castello. Questo è lo stand degli arrosticini della Sagra della Castagna di Manziana. Noi facciamo arrosticini di pecora abruzzese cotti sulla brace di cerro. Cerro manzianese del bosco, quindi la tradizione manzianese viene dalla legna che usiamo per fare la brace di cottura, mentre le pecore sono abruzzesi, quindi la particolarità è la brace di cerro. Il cerro è la pianta autoctona del bosco di Manziana, a ridosso del paese. Stiamo servendo arrosticini da questa mattina, sta andando molto bene, veniteci a trovare, perché è un cibo da passeggio ed è un cibo che va benissimo per i celiaci, e quindi vi aspettiamo. Siamo qui alla Sagra della Castagna a Manziana con il comitato classe 85 di Canale Monterano, con i nostri dolci fatti in casa, fatti da noi, dalle nostre mamme e dai nostri nonni. E abbiamo vari tipi di dolci, e quelli tipici della castagna: abbiamo il castagnaccio, abbiamo le sbriciolate alla castagna, e poi tutto il resto sono tutti tipi di dolci casarecci. Siamo all'interno
all'interno della Sagra della Castagna di Manziana, nello stand delle pizzette fritte, buonissime tutte, quest'anno nuovissimi gusti, e volevamo fare complimenti a tutti quanti, soprattutto al nostro presidente Corrado Brasili. Allora, le pizzette sono dolci con la Nutella, zucchero e cannella, e poi sono quelle con la crema di castagne e ricotta. Sì, poi ci sono quelle salate con crema di patate, broccoletti, salsiccia, crema di zucca, speck, sugo con sopra il formaggio. Di tutto insomma, e di più. Super buone, ragazzi, venite a assaggiarle. Vi aspettiamo. Ciao. Ciao. Sono Federica e faccio parte della Sagra della Castagna, nonché membro di questa bellissima banda. Noi siamo la banda Alberto Tabirri di Manziana e questo è tutto il nostro organico. Una parte del nostro organico. Andiamo a presentare una delle marce più famose che abbiamo nella nostra banda, che è Au Revoir, è una marcetta francese e è molto caratteristica perché appunto ci saranno anche delle piccole coreografie che faremo noi con le mani. Delle castagne inizia con una rapida bruciata della buccia a fiamma alta. L'importante è avere un fuoco molto alto, noi mettiamo la legna a castellina per ottenere un risultato migliore, cioè perpendicolare, una specie di torre per avere una fiamma alta. A quel punto, quando la buccia è bruciata, si apre il fuoco, si abbassa e le castagne vengono fatte girare più lentamente. La buccia si toglie e si cuoce bene all'interno la castagna. Semplice, al naturale, non c'è nient'altro, solo fuoco e tanta fatica. Qua possiamo farle senza spaccarle perché la fiamma è molto alta, quindi brucia la buccia in fretta e le castagne non scoppiano. A casa ovviamente non sarebbe possibile. Thank you.
sono Eugenio della compagnia Campagnato e della scuola di circo Tribulè. Queste sono le attività della nostra scuola di circo. Abbiamo una sede a Canale Monterano, siamo approdati qui dopo tanti anni, 20 anni di spettacoli, laboratori in giro. Ci dedichiamo ai bambini, ma come vedete ci dedichiamo anche agli adulti, come vedete alle mie spalle. Il lavoro della scuola di circo è creativo, nel senso che si fa tanto lavoro fisico, tanto allenamento, ma l'obiettivo è quello di realizzare spettacoli, quindi sviluppare la capacità per i bambini di esprimere la propria creatività attraverso il corpo. Un lavoro poetico, un lavoro comico, ma soprattutto un lavoro espressivo. Oltre che un lavoro di psicomotricità importantissimo, perché tra equilibrismo, acrobatica aerea, quindi in altezza, acrobatica a terra e giocoleria si sviluppano tutte le possibilità che possono avere i bimbi. Il nostro obiettivo è far vivere le piazze, quindi far giocare insieme le famiglie, bambini, adulti e far vivere anche la creatività, come ho già detto, la possibilità di giocare e di realizzarsi fino a che poi uno, se vuole, può anche fare spettacoli e diventare un professionista come noi. Dale! Sono Irene Ausello, faccio parte di un'associazione che si chiama Cantieri Comuni. Abbiamo la nostra sede operativa qui a Manziana, a Quadroni, e da 5 anni ci occupiamo di pedagogia, in particolare di pedagogia outdoor. E abbiamo un asilo nel bosco per bimbi 3-6 anni e poi facciamo diverse proposte durante l'arco dell'anno, anche per famiglie che vengono da Roma, di campi estivi residenziali, con l'idea che il nostro territorio è il più ricco che ci sia nella regione Lazio e il desiderio è quello di farlo conoscere a più famiglie e più bambini possibili. E quest'oggi abbiamo portato qui alla Sagra della Castagna, ci tenevamo ad esserci perché siamo nel territorio, abbiamo portato un laboratorio di creta destrutturato, lavorando con materiali naturali, creando mostri, animali fantastici. Siamo insieme a quelli dell'MCO, Manziana Canale Oriolo, sarebbe una squadra di calcio, per dare una mano a questi ragazzi. Prendiamo la porchetta, abbiamo la polenta con guanciale e salsicce, facciamo quello che possiamo fare. Vi presento il dolce tipico ungherese Kurtos Kolak, lo trovate a Manziana, Sagra della Castagna, vi aspettiamo. Thank you.
piacere dire due parole qui quest'oggi per la Sagra della Castagna. Siamo a Manziana, in provincia di Roma. Noi abbiamo fatto un stand di dolci tipici locali. Chiaramente non potevamo non concentrarci sui dolci con la castagna e avrei piacere quindi di presentarvi giusto qualche piccolo dolce che abbiamo fatto, iniziando dai muffin. Abbiamo dei muffin con un po' di castagna e marmellata di castagna al suo interno. E poi abbiamo, per le diete più particolari, abbiamo anche dei dolci vegani, vegano al cioccolato. Ma rimanendo nel tema della castagna, abbiamo una ciocco castagna molto buona per i più golosi. Questa è con una spolverata di granella di nocciole sopra e abbiamo anche quella con la versione di castagne. Questa fantastica che ci hanno chiesto tantissimo è una crostata con la marmellata di castagne e con un pochino di rum per i più golosi. E per finire, sempre rimanere sul castagnaccio, direi un dolce molto tipico che è il castagnaccio, appunto, fatto con la farina di castagne, pinoli e uvetta. E ultimo, ma non per importanza, c'è una crostata che l'abbiamo chiamata cuor di castagna, perché è pasta frolla sopra e sotto e al centro c'è una marmellata di castagne. E non ricordo l'ultimo elemento, abbiamo anche dei vasetti di marmellata di castagne che è stata fatta proprio da Manziana, dal comitato della Sagra, che ringrazio ancora per questa opportunità. E come dire, è un divertimento e un piacere per noi stare qui per portarvi un po' di dolci e farvi conoscere Manziana, quindi vi aspettiamo. C'è anche tutto domani per poter partecipare alla Sagra, e quindi benvenuti. Dammi tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me. Tu sei sempre mia, anche quando vado via, tu sei l'unica donna per me. Tu sei, tu sei, ah sì, tu sei l'unica donna per me. Facciamo parte del coro La Settima Nota, dell'associazione musicale La Settima Nota di Massimo Paffi, che è il nostro maestro, e ci troviamo a Manziana proprio in occasione della Sagra della Castagna e questo è il nostro stand. Ci vuole passione, con te, è un briciolo di pazzia. Ci vuole pensiero, perciò lavoro di fantasia, ricordi la volta che ti cantai, fu subito un brivido, sì. Sta per cominciare lo spettacolo Gustavo La Vita, uno spettacolo di giocoleria, equilibrismi difficili e teatro di figura. Accorrete numerosi e divertitevi. Gustavo La Vita è qui per voi, per farvi divertire. Grazie.
venite a comprare le castagne. Da noi, da noi due. La castagna senza vino non va giù. Ciao.